L'Italia è il paese in Europa che spende di meno nell'istruzione. Questo è un dato oggettivo. Noi percepiamo una continuità di visione, di progettualità con il governo del centrodestra e questo pseudo governo di centrosinistra. O meglio, non notiamo nessuna differenza. Nessuna. La questione di incostituzionalità prevalentemente è centrata sulla differenza di trattamento dei docenti che genera questa legge. Non voglio entrare oltre nel merito del documento, vi dico solo che il solito documento, il solito, uguale identico, è stato fatto un copia e incolla e presentato in tutte le regioni dove siamo presenti. In Puglia, il vostro collega Emiliano del PD, il vostro collega Emiliano del PD, il vostro collega del PD, ha votato a favore della nostra proposta. Allora chiamatelo, sentitevi, che dica pubblicamente se è sbagliato, ma non mi risulta, perché ha dato seguito al voto. Mi piace questo modo leggero di affrontare le questioni così importanti, e continuiamo a fare così, va benissimo. Finisco l'intervento, per favore. Il problema è che ha dato seguito a questo atto, ha dato seguito e ha promosso l'azione di incostituzionalità, quindi quello che dice Maras non corrisponde al vero. Allora, sappiamo tutti che, o meglio, se non lo sapete ve lo comunico io, i termini sono scaduti i termini, il 13 settembre scadevano i termini per procedurali per attivarsi con questa azione di costituzionalità. Quindi oggi noi vi chiediamo un voto politico, per capire voi, PD Toscana, da che parte state. Noi, Movimento 5 Stelle, siamo dalla parte della Costituzione, siamo dalla parte della scuola pubblica e perché vogliamo più investimenti nella scuola pubblica.